I pascoli di Prati di Mezzo a 1500 metri di altitudine ospitano il gregge durante il periodo estivo. La mungitura avviene due volte al giorno, all'alba e prima del tramonto. Ed è seguita dalla lavorazione del formaggio e della ricotta, fonti principali di sostentamento della comunità pastorale del luogo. Ogni capo produce circa un litro di latte al giorno. Più a valle, nella frazione del comune di Picinisco La Liscia, Alberto e Silvio, padre e figlio, pascolano il loro gregge, circa 300 capi. Antonello Ricci, docente di antropologia culturale alla Sapienza di Roma. La pastorizia a Picinisco è stata un'attività economica molto importante. Molte delle famiglie del paese hanno avuto una storia di attività di allevamento di bestiame. Oggi la pastorizia continua a essere praticata da un certo numero di famiglie di pastori, con un allevamento sostanzialmente ovino, con la produzione di un formaggio pecorino, localmente detto pecorino piciniscano, ma anche di ricotta e di marzolino. La lavorazione del formaggio e della ricotta prevede alcune operazioni precise. Noi che siamo nel mestiere già condito, conosciamo il latte giusto. Dopo scaldato ci mettiamo il caglio d'agnello di capetto. Vitta vi qua! Vai che è molto caldo! Che grande, pulite! Ci deve aspettare un po' di tempo che calda. Quando è pronto si rompe con una frasca di legno e esce fuori il formaggio. Dopo una breve attesa il latte incomincia a cagliare. Anna e Domenico preparano le forme destinate alla vendita. Fatto il formaggio si comincia a fare la ricotta. La salvietta ha delle trame molto sottili che catturano i residui del latte e le altre impurità. Mettiamo a scaldare un'altra volta sul fuoco e ci esce fuori la ricotta. Quando è quasi caldo aggiungiamo un po' di latte per far nascere la bella ricotta. Vieni la sala, portalo qua, eh! Ancora una mezz'ora di lavoro e la ricotta è pronta. Anche la ricotta, come il formaggio, viene venduta al dettaglio.
Questa è la Valle di Forestelle, una delle zone di pascolo più frequentate dai pastori di Picinisco. Quando arrivano all'imbocco della valle sono tutti quanti in gruppo, più o meno tutti insieme. Poi si suddividono sui due versanti della vallata in base all'attribuzione del pascolo ai singoli pastori. È interessante questo fatto della suddivisione in due metà della valle, perché i pastori fino a un certo punto camminano insieme, poi quando si lasciano, per comunicarsi delle cose a distanza utilizzano questo modo di parlare gridando, che viene definito con un termine dialettale alluccare, alluccamento. Anche un altro aspetto interessante della comunicazione è quello dei comandi che vengono dati agli animali tramite grida, ma tramite anche dei versi che in qualche modo sono imitativi degli stessi animali. Il bagno delle pecore autunnale avveniva in un invaso d'acqua qui a Forestelle, un invaso che era determinato da una piccola diga che, di cui possiamo vedere ancora qui quello che rimane perché adesso non funziona più, un invaso formato appunto dal corso d'acqua che scorre lungo la valle. Gli animali venivano fatti entrare e introdotti anche a forza per due o tre volte di seguito in modo da consentire agli animali di pulire bene il vello, di pulire bene la lana. Questa località si chiama Mandre Vecchie, proprio perché c'è questa vecchia struttura pastorale che è la mandra, appunto, perché la mandra indica proprio il luogo di lavoro dei pastori, il luogo di ricovero degli animali, il luogo dove i pastori vivono solitamente quando sono in transumanza, in alpeggio. È una struttura costruita prevalentemente in pietra secco, quindi con questa tecnica antica di costruzione, diffusa nell'Appennino centrale soprattutto.